c'è un modo per prepararsi per l'esame ed è ragionare, riflettere. Io vi dico come faccio io. Io ogni volta che ancora oggi devo affrontare un esame, quindi un incontro, anche questo, prendo una frase, un ragionamento e comincio a ragionarci su. Bisogna articolarla, cioè bisogna proprio andarci dentro, bisogna anche scegliere le parole. Su questa cosa mi faccia fare una riflessione. Noi ogni tanto tendiamo a non dare il giusto valore a tutte le parole, invece ogni parola è una specie di monumento, ha una sua storia, ha una sua evoluzione, ha un suo peso. Dirla anche a voce alta ogni tanto ti fa sentire anche la corposità della parola. Allora, come fanno i ragazzi a prepararsi? Prendono dei temi e ci ragionano su, e vedono come esprimerle, vedono come esprimere se stessi, vedono come esprimere un pensiero articolato. Ecco, in fondo le tracce cosa sono? Pensieri articolati a cui bisogna rispondere con pensieri altrettanto articolati. E poi questo piacere di ritrovare il gusto della parola. Bene, ci chiedono molte cose. Le tracce saranno ragionevoli, saranno formulate in modo tale che ognuno può ragionare sui contenuti e anche sulla sua formulazione, quindi bisogna ragionare e trasformare il ragionamento in parola.